Benvenuti a TG360, l'informazione flash a cura della redazione di RTU Aquesio. Franco Morriconi, magnifico rettore dell'Università degli Studi di Perugia. Quanto è importante, insomma, la sostenibilità ambientale applicata all'edilizia? Diciamo è questo un po' l'obiettivo, diciamo, che si prefiggerà poi il Dipartimento, il nuovo Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale? Beh, è un argomento importantissimo. È importantissimo perché in particolare per noi nel nostro Ateneo, se riuscissimo ad applicare queste cose anche alle nostre strutture, questo sarebbe ideale, perché andare verso una forma di risparmio e di ottimizzazione di quelle che sono le spese per l'energia, io penso che è il sogno di tutti. E il Dipartimento, appunto, con la ricerca aiuterà a fare questo. Ecco, dove sta andando l'università con questa riforma? Beh, noi stiamo, il Dipartimento, questo è un Dipartimento che è al top in queste ricerche. Dove va questo Dipartimento? Questo Dipartimento va a dei rapporti molto stretti con il territorio, che ha sempre avuto, mi auguro che ne abbia sempre di più, però è un Dipartimento che lavora molto anche sull'internazionalizzazione, visto che ci sono anche che hanno dei rapporti e degli scambi anche per esempio con Israele, e quindi sono aperti alla globalizzazione. Quindi magnifico, si può dire che si riparte da qui per aumentare questo numero di iscritti? Beh, ripartiamo da qui e da tutti gli altri dipartimenti dell'Ateneo per fare una politica diversa, per cercare di invertire quello che è il trend negativo, con la speranza che tutti abbiamo di riportare il numero degli iscritti, non dica quello di una volta, ma di portarlo su standard che sono quelli che si aspetta un Ateneo come Perugia. Annibale Luigi Materazzi, direttore del nuovo Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale. Ecco, qual è l'attività, qual è del nuovo Dipartimento e la ricerca? Dunque, intanto la prima cosa che vorrei dire è che il nome di questo Dipartimento è lo stesso di un Dipartimento che già c'era. Quindi questo Dipartimento nasce come prosecuzione di un Dipartimento preesistente, Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, che è stato però potenziato con l'acquisizione di nuove competenze. Questa è la differenza. Quindi facciamo quello che facevamo prima e qualche cosa di più. Ecco, qual è questo in più? Qual è la cosa in più? La cosa in più direi che è essenzialmente rivolta nei confronti dell'ambiente. Siamo più pronti ad affrontare queste tematiche. Poi basta che guardiamo, non dico il telegiornale, ma la finestra in questi giorni, e sappiamo che l'ambiente ha bisogno di essere tutelato. Quindi ci sono competenze anche in settori che tradizionalmente non appartengono all'ingegneria, ma che riguardano appunto la difesa con metodi naturali dell'ambiente, quindi metodi basati su appositi sull'inserimento di specie arboree specifiche, cose del genere, che servono a ottenere per via naturale un risultato che in modo più invasivo si può fare anche con sistemi artificiali. I corsi di laurea all'interno del Dipartimento quali sono? Dunque, i corsi di laurea sono di nuovo quelli di prima, quindi noi abbiamo un corso di laurea in ingegneria civile, sia un corso triennale, sia che la laurea magistrale. Poi abbiamo un corso di laurea, solo la parte magistrale, di ingegneria per l'ambiente e il territorio, che è quello che sarà potenziato essenzialmente, e un corso a ciclo unico in ingegneria edile e architettura, che è un po' il fiore all'occhiello del Dipartimento per il fatto che non ha la spezzatura in due parti dei corsi tradizionali, cioè triennale e specialistica, e secondo me proprio per questa unitarietà consente agli studenti di studiare meglio, di fare anche prima, tutto sommato. Come attrattiva, insomma, da parte degli studenti c'è, insomma, l'interesse, il numero di iscritti, ecco, è importante. Guardi, il numero di iscritti su un'università di Perugia, ma anche un tanto università italiana, è un poco calato in questi anni, inutile negarlo. Il motivo lo sappiamo: è più complicato trovare lavoro, è più difficile per le famiglie trovare risorse per mandare a studiare i propri figli, quindi questi problemi ci sono, ma direi che è un problema non così importante, nel senso che l'iscrizione all'università va vista secondo me in un quadro temporale diverso, non il trovare lavoro oggi. Qui bisogna pensare a 10 anni, avanti in 10 anni. Allora, secondo me, se posso dare un consiglio,
il giovane deve individuare quali sono veramente i suoi interessi piuttosto che l'immediata possibilità di lavorare. Non conta oggi, saranno pronti tra 5-6 anni e maturi tra 10 dopo che avranno completato tutta l'attività di perfezionamento. Quindi direi che secondo me quello è un non problema, anzi così bisogna fare per rimettere in moto l'Italia. Presidente, com'è cambiata la polizia provinciale negli ultimi anni? Allora, 5 anni fa noi quando ci insediamo trovavamo un corpo di polizia provinciale più omologabile alla figura di guardia caccia che di poliziotto di prossimità. Abbiamo fatto una scelta strategica importante, abbiamo utilizzato una mobilità interna per trasformare dipendenti della provincia con determinate caratteristiche in poliziotti provinciali, passando da 70 a 140 poliziotti. Sono tutti inseriti all'interno dei patti Perugia Città Sicura e da altri comuni, quindi convenzioni con quasi tutti i comuni della provincia di Perugia, dove in sinergia con le forze dell'ordine tradizionale sono in grado di fungere appunto da polizia di prossimità. Sono davanti alle scuole per bloccare l'attività di spaccio, sono davanti alle scuole per bloccare eventuali manifestazioni di bullismo, sono nelle città, sono nelle campagne, negli orari più impensati e impensabili, quindi anche in piena notte, alle 2 o 3 della mattina, le pattuglie girano. Anche a Perugia Città, all'interno del patto Perugia Città Sicura, abbiamo fatto un ottimo lavoro e stiamo presidiando con le altre forze di polizia la città in tutti i suoi angoli anche più remoti, e soprattutto è una crescita culturale di un corpo che purtroppo però se non arriveranno notizie diverse da quelle confuse e raffazzonate che ci arrivano da Roma, rischia di fatto l'eliminazione. Vorrei solo ricordare, questo è un grido d'allarme, che eliminare 140 poliziotti dall'area, dall'Interland di Perugia, significa dare un colpo mortale o fortemente offensivo a quello che è il pacchetto sicurezza nella nostra città. Quindi noi ci auguriamo che almeno su questo, ovvero sul discorso legato all'eliminazione delle province, per quello che riguarda l'esistenza in vita della polizia provinciale, possa essere un punto non da mettere in discussione ma solo da valorizzare, altrimenti sarebbero problemi molto seri. Stefano Briganti è il presidente del centro di formazione Officina Operaia Bufalini di Città di Castello. Numeri positivi in termini di occupazione e di anche finalizzazione dei progetti Investi, ma non solo. 7 anni di progetti per creare lavoro, in che modo l'avete fatto? Innanzitutto mettendosi appunto al lavoro, nel senso tentando di sfruttare il più possibile le opportunità che provengono dall'Unione Europea, quindi i fondi del Fondo Sociale Europeo che in Italia vengono gestiti dalle province e dalle regioni. Questa è una scuola che ha lavorato prevalentemente con i fondi gestiti dalla provincia di Perugia e se i risultati sono arrivati è evidente che c'è stato un buon lavoro in termini di progettazione e gestione delle attività, ma anche una pronta risposta da parte delle istituzioni che hanno saputo accogliere con favore le proposte presentate. In particolare a chi vi siete rivolti e quali sono appunto i numeri di questi traguardi? Ma noi ci rivolgiamo innanzitutto ai giovani in età scolare, perché questo è un centro di formazione che porta a diploma chi in età 16-18 anni decide di utilizzare questa scuola alternativamente alle scuole superiori tradizionali. E questa è una grossa parte dell'attività, perché lavorare con i giovani non è semplice. E l'altra parte delle attività è quella rivolta invece allo sviluppo territoriale. Questa è una struttura che ha ancora un ruolo di analisi e di volano per lo sviluppo territoriale, quindi tentare di intercettare le difficoltà, le crepe del sistema produttivo, individuando attraverso attività formative, individuando delle metodologie per supportare questi settori, come abbiamo fatto con questo progetto nel settore prevalentemente della meccanica e come stiamo facendo in altri settori come in quello del legno. Mario Margasini del Comitato Tecnico Scientifico del Centro Studi Città di Foligno, anche questo centro protagonista dei progetti del Bufalini
di Città di Castello. Ecco, in che modo avete partecipato? Sì, è nata una collaborazione che a mio modo di vedere è una collaborazione molto interessante. Prima di tutto perché unisce competenze di territori diversi e in questa unione c'è anche un'integrazione delle competenze. Ed in più c'è anche una possibilità di progettazione che non è solo territoriale, ma che porta uno sguardo più regionale, più provinciale, più di territorio. Questo mi sembra una cosa importante, soprattutto anche perché la Bufalini ed il Centro Studi hanno due mission diverse. Una più di scuola professionale, un'altra più di approfondimento, di alta formazione, di centro studi. Queste due cose insieme fanno la qualità dei progetti. Su questo è nata la collaborazione che speriamo possa continuare. Con questo è tutto. TG360, l'informazione flash a cura della redazione di RTU Aquesio, torna puntuale tra un'ora.